Com'è che si faceva a far partire un video? Ah, ecco. Bastardi, in questo video diverso da tutti gli altri, voglio fare un po' un recap di quello che è stato l'anno appena passato, cioè da oggi circa a partire a un anno fa, cioè un anno indietro. Però andiamo di fretta perché ci sono tante cose da dire. Allora, come potete denotare dal mio assetto facciale, sono piuttosto giovane e per quello che voglio fare sono anche piuttosto avvantaggiato sulla tabella di marcia. E proprio per questo, da un anno a questa parte, decisi di prendermi un bel anno per dedicarmi alla mia preparazione, per diventare molto competente, investire gran parte del mio tempo, la maggior parte del mio tempo, in questo. Infatti quest'anno, mettendo nell'anno, l'anno fa, sempre quando dico questo video, non ho fatto altro che frequentare corsi e soprattutto leggere libri e libri. Mentre facevo questo, però, ho iniziato per gioco e anche per passione, perché mi piace farlo, ho iniziato a fare video e post sui miei social network. Era comunque un passo che avevo già messo in conto per realizzare la mia visione che avevo in questa vita, però comunque non mi ero preso questo impegno. Era una cosa che sarebbe dovuta venire dopo, e lo dimostra il fatto che non sono mai stato poi così costante. Tantissimi di voi nei commenti me lo scrivete: fai più video, mi invellate su questo. Comunque, ve ne sarete accorti, facevo uno o due video, poi stavo fermo un mese e così via. È stato un po' tutto un gioco, ma non fraintendete le mie parole. Era un avvicinarsi a questo mondo che comunque avrei dovuto in futuro averci a che fare. Il fatto però incredibile, per me è stata una sorpresa inaspettata, da avere poche centinaia di iscritti, 200, 300, 500, ho cominciato ad avere uno sprint enorme fino agli attuali 10.000, cioè 10.000 iscritti con 18 video, mi pare. È incredibile. Quando ho cominciato a riscontrare questo successo, non ho fatto altro che sfruttare un po' la cresta dell'onda. Tutte queste persone che mi seguivano su internet potevano portarmi lavoro, quindi clienti online, personal training online, iniziai a prendere sotto braccio qualche cliente e anche consulenze dal vivo di persona. Così, durante la mia preparazione, intanto mi facevo un po' di esperienza, perché comunque c'è una certa differenza tra sapere le cose e saperle far fare. Infatti ne ho approfittato, ho ottimizzato il mio servizio di personal training e devo dire con ottimi risultati, e sono molto soddisfatto da quello che ho ottenuto dai miei clienti. In tutto questo percorso però voi non avete visto dei dietro le quinte che vado accennando proprio leggermente. Diciamo che dall'inizio dell'anno passato, da oggi, sempre quel discorso di prima, cominciai ad avere gravi problemi di salute. Così giovane mi trovavo ad assumere 4 farmaci al giorno e stavo sempre peggio, facevo fatica ad alzarmi in piedi e tante altre cose. Faccio fatica a raccontarlo, ma non perché faccio fatica a raccontarlo, proprio perché faccio fatica a rendere bene l'idea di quello che avevo, anche perché nessuno lo sapeva. I medici davano sempre le risposte con la solita pillolina magica, senza dirti il perché, la causa del problema che tu hai. Così mi resi conto e dissi: raga, o qui si fa qualcosa o qui finisce male, finisce male. Infatti cosa cominciai a fare? Visto che nessuno mi dava le risposte, provai a cercarmele io. Cercai di studiare per risolvere questa situazione di salute, che è stato veramente un incubo, raga. Adesso lo racconto così, con leggerezza, periodo più arduo della mia vita. Insomma, cominciai a studiare mentre mi preparavo per il personal training, studiavo e tentavo, fallivo per guarire e ritornare in uno stato di salute. Ne approfitto perché mi sembra giusto, devo ringraziare un grazie grande come tutto Trisigallo, che per chi non sapesse il paese dove vivo, che spacca di brutto. Insomma, conobbi Adriano Panzironi, che ve lo metto qua, la sua face transformation, perché adesso di moda le face, non le body. E mi formò, mi aiutò a formarmi, mi aiutò a studiare, mi disse cosa studiare. Tra l'altro, senza neanche girarci attorno, il suo libro Vivere 120 anni di Life 120, raga, vi lascio dei link della sua roba qua in descrizione. Ad oggi non prendo più neanche un farmaco, da quello della tiroide
eccetera eccetera, senza starci su perché il video richiede una certa velocità. Ma tutto questo mi ha affaticato mentalmente, che voi ci credete o no, sembra una storia un po' assurda, però è così, perché è stato peso, non avevo le forze di studiare. È stato un processo che non è che mi ha richiesto poi giorni, ma neanche settimane, mi ha richiesto mesi per tornare a stare bene, a dire oh, ora sto bene. Così continuai con personal training online, studiavo tantissimo, facevo personal training sempre online al computer, sempre qua chiuso, senza vedere la luce del mondo esterno, incredibile. Studiavo anche cose inglesi, dovevo cercare perché qua in Italia non c'erano, bla bla bla, fino ad arrivare a giugno. Una bellissima domenica di giugno, dopo pranzo con gli amici, sono stato capace di lussarmi una spalla, questa qua, incredibile. All'inizio manco lo sapevo, solo che poi mi hanno detto probabilmente si è lussato. Infatti c'è l'osso qua, si tocchi in fuori, quindi probabilmente si è lussata. A quel punto lì, ma non tanto perché triste, mi piangevo addosso, nulla di tutto ciò, semplicemente mentalmente sentivo il bisogno di staccare, perché è stato un anno molto impegnativo per me. Mi sono detto bene, molto bene, ho preso il calendario sul telefono, ho detto bene, adesso devo staccare da tutto, da allenamento, vabbè la spalla mi ha obbligato a farlo, da studi anche, da personal training e da social network, devo staccare tutto per poi tornare e poter e fare bene. Quindi ho preso il coso e ho detto bene, il 5 settembre, questo giorno qua, io ricomincerò a lavorare. E da lì mi sono messo a fare i viaggi, ho esplorato mondi, ho anche sgherato piuttosto tanto col cibo. Tanto che parlo, magari vi compaiono dei cibi qua, cazzo di cane. E vi dico, da oggi, raga, prenderò i social network come un impegno e parte del mio lavoro. Mi sento soddisfatto dell'anno passato e delle competenze che ho ottenuto, e quindi mi sento di dedicare parte del mio tempo nel lavoro. Ovviamente questo qua è un lavoro dove richiederà sempre studiare, sempre con un libro in mano, ma ben venga, perché è questo che mi piace fare, e quindi continuerò a studiare. Però dedicherò più tempo e prenderò questo impegno di portare i social network e lavoro come personal training. Quindi da oggi, raga, finalmente inizieranno dei video con una certa costanza, ma non solo, non video solo di questo tipo, ma vorrò fare nuovi format. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché voglio portare dei vlog, mi richiedono poco tempo, mi viene più facile portarli, dove vi faccio vedere come conto i macronutrienti, e sì, li conto con MyFitnessPal, che tutti me lo chiedete, come mi alleno, ma vi porto i miei allenamenti, nei miei progressi. Adesso vediamo un po' questa spalla come va, che ancora non ha recuperato del tutto. E una oltre notiziona, perché dalle parti di Ferrara, raga, finalmente ho trovato una struttura che mi ospita per poter portare i miei clienti ed allenarli. Quindi a breve vi dirò anche questa location. Insomma, riprendo un po' con tutto, provo a riprendere anche un po' con gli allenamenti piano piano, perché la spalla purtroppo è quello che è. Ma la cosa finale di questo video che vi voglio dire è un pochettino più profonda. Sì, è proprio questo che sto per dirvi. Una cosa profonda. Siete pronti? Una cosa profonda. Ma come fate a mettere like dopo una cosa così? In pratica, raga, quello che mi è successo dai miei problemi di salute, che nessuno rispondeva, è stato molto difficile anche per i miei genitori. Genitori che erano molto preoccupati, non trovavamo le risposte. È stata una cosa seria, adesso sono sorridente perché sono stracontento. Alla spalla, che non so neanche io come andrà a finire, perché ancora è in corso, un messaggio che voglio mandarvi. Cercate di godervi, anche quando non si ha la certezza che andrà a finire bene, cercate di stare positivi e di godervi la salita, non solo l'arrivo. Le frasi fatte. Però sappiate che se non avessi mai avuto i miei problemi di salute, ora la mia vita non sarebbe così qualitativa. Cioè, sembra una cosa che io sia Mazinga, ma non è che sia Mazinga. Non ho niente in più degli altri. E fallisco e come? Però non mi arrendo. Secondo me questo è il segreto. E se state positive e vi godete anche quella zona di non comfort, allora sarà più facile non arrendersi. E questo vi porterà al successo, in un modo o nell'altro. E tutte le cose che apparentemente mi sono sembrate brutte, si sono rivelate un miglioramento assurdo della mia vita. Più se non avessi avuto quei problemi di salute, ora non apprezzerei così tanto la vita e avrei ancora le allergie con cui lottavo fin da piccolo, che ora come per magia sono sparite, guarda caso. Pensate che stavo spendendo centinaia di euro per un vaccino, perché sennò sei diventato asmatico, per le allergie. E ad oggi ho interrotto il vaccino, ho interrotto tutto. Ma potrei farmi tutti gli esempi del mondo con tutte le cose della mia vita. Non abbattetevi, siate positivi. Non sapete se in qualche modo andrà a finire bene, ma se voi sarete positivi,
positivi, non vi arrendete. E raga, vi garantisco, ci metto io la faccia, finirà bene e vi porterà la vita a un nuovo livello, credetemi. Una cosa che devo ringraziare su questi ambiti qua, e anzi, se vi va di leggerlo, il mio libro preferito, questo qua, ed è Messaggio per un'aquila che si chiede un pollo, non so neanche il titolo, perché loca, è Anthony De Mello. E anche il fatto che mi sono lussato la spalla, sono sicuro mi porterà delle cose incredibili. Questo è il mio modo di vedere. Fatemi sapere la vostra nei commenti, raga, se vi va lasciatemi like, mi fa sempre piacere. Sembro tappelli. Quindi raga, al prossimo video c'è il Ventoccia, quindi tenetevi forti, si parte, che non avete idea di cosa sta arrivando. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questi vlog. Sta arrivando anche il video che vi spiega come conoscere filo per segno il vostro metabolismo. Raga, ci vediamo in un prossimo video. La vita è una figata, spero siete d'accordo con me. E ci vediamo molto presto con dei video. I can't dream because I'm still